Che ci azzecca una banca ad Expo 2015 quando il tema è nutrire il pianeta? Per spiegarlo, sono scesi in campo direttamente i due top manager di Intesa San Paolo, presente con un proprio padiglione. Per noi Expo è una grande occasione per il paese e la banca vuole esserci con la parola d'ordine che abbiamo messo alla base di questo padiglione, che è sharing. Noi vogliamo condividere con i nostri clienti la nostra capacità di sospingere l'economia facendo credito, ma anche la nostra capacità di sospingere le imprese italiane nello scenario mondiale, aprendo loro il canale dell'esportazione e della conoscenza all'estero. Un punto di incontro dunque tra produttori, consumatori e imprenditori che può contribuire al rilancio economico del paese. Ci sono dei fatti, delle tendenze economiche che hanno bisogno anche di alcuni spunti, di alcuni episodi, di alcuni fatti. Ecco, noi siamo convinti che l'Expo da questo punto di vista cada in un momento. È un evento fortunato perché può contribuire a dare veramente quel slancio ancora di fiducia che forse non è ancora sufficientemente sviluppato. Il padiglione di Intesa San Paolo coinvolgerà 400 imprese con 250 eventi, molti dei quali dedicati ai ragazzi e all'educazione finanziaria. Siamo stati i primi e forse gli unici in quel momento a presentarci come banca per la fornitura dei servizi di pagamento e finanziari a tutta la struttura del nascente Expo. Per questa ragione siamo anche diventati sponsor e abbiamo poi avuto la possibilità di costruire un nostro spazio. Dal momento in cui questo spazio è diventato un progetto da sviluppare, ci siamo chiesti come animarlo, cosa metterci dentro, ed è nata l'idea